giovanissimo. Al purificato, tra Fuente e San Cesare, a vincere il Terracina. Perché se la Lupa Roma impatta in casa con l'Isola Liri per 1-1, sbagliando un calcio di rigore, la squadra di Ferrazzoli fa lo stesso a Fondi, con Longobardi al 36esimo del secondo tempo, frega due punti importanti, mentre il Terracina l'aggancia in vetta al girone G del campionato di Serie D. Settimana prossima c'è lo scontro diretto, San Cesare-Lupa Roma, mentre il Terracina riceve l'Olbia e ha l'opportunità di restare solo al comando della classifica. Il Fondi di Vascucci scende in campo con Senatore, Di Fino, Zara, Lomasto, Barone, Serpico, Matarazzo, Perna, Regolanti, Leone e Dominici. Ferrazzoli risponde con Matera, Olivieri, Bernardi, Gissi, D'Ambrogio, Campanella, Stazzi, Manzini, Del Vecchio, Foderaro e De Paulis. Primo tempo però piuttosto noioso e con poche emozioni e folate piuttosto che tentativi veri e propri. Al quinto minuto è il Fondi a tentare la prima sortita con il numero 7 Matarazzo, che serve Regolanti in area di rigore, ma il colpo di testa finisce là. San Cesario che risponde qualche minuto più tardi, al nono minuto, con il cross da parte del numero 3 Bernardi e il tiro da distanza ravvicinata di De Paulis, prima che Manzini metta fuori al lato di sinistra. Ancora Fondi che tenta la sua sortita al decimo minuto, quando con il suo numero 7 Stazzi tenterà il tiro da fuori di destra e il pallone terminerà fuori. Ad ogni azione del Fondi risponde il San Cesario, non però troppo convinto, è sulla sinistra che cerca le sortite migliori ed arriva il cross da parte di Del Vecchio e il tiro dalla distanza ravvicinata di De Paulis, con la difesa di casa che si salva in affanno. E ancora Fondi, poco dopo, quando è il 18esimo, mentre al 25esimo arriva il tiro da fuori che si perde ancora alto. L'ultima emozione del primo tempo, se si può definire così, è questo tiro in diagonale che mette i brividi ai tifosi rossoblù appostati lì dietro. Il secondo tempo sarà invece più vivace ed è subito il Fondi a creare i primi pericoli, con Matera che risponde di istinto e salva la difesa ospite. Mentre l'occasione per il San Cesare arriva qualche minuto più tardi, con Foderaro che di testa impegna Senatore in calcio d'angolo. Al 17esimo arriva però l'occasione colossale per il San Cesare. Manzini venera questo calcio di punizione che si stampa sulla traversa e per la formazione ospite iniziano i primi problemi. Perché al 33esimo il Fondi si vede annullare un gol per fuorigioco. Sembra abbastanza netto, con il direttore di gara che ha perfettamente la mano alzata. Parla dall'altra parte e al qualche minuto più tardi sarà il numero 15 della formazione ospite, Ranacci, appena entrato ad impegnare ancora Senatore, che sarà grande e deviare in calcio d'angolo. Al 36esimo ecco l'episodio del calcio di rigore, con Lomasto che atterra l'attaccante avversario in area di rigore, e per il signor Maggiore non ci sono dubbi, cartellino giallo e penalty. Dal dischetto va Longobardi, entrato al primo tempo al posto di Del Vecchio, infortunato. Con il tiro dagli 11 metri, che verrà però intuito da Senatore, è deviato in calcio d'angolo. L'ultima occasione per il San Cesario arriva al 39esimo ed è ancora Manzini, su punizione, il migliore dei suoi a tentare il sinistro, ma il pallone si perde di poco sul fondo, come le speranze del San Cesario, che dopo 3 minuti di recupero vede fischiare la fine del match.